A Palazzo Romagnoli, a Forlì, è stata inaugurata la mostra di un grande forlivese del Novecento, Maceo Casadei. Ma chi era questo ormai sconosciuto artista? Se non un ragazzo che a soli 18 anni, dopo un breve apprendistato dal pittore Giovanni Marchini, si trova sul fronte a combattere e a vedere l'oscenità di una trincea. Passare le giornate con una mitragliatrice in mano e avere come unica linfa vitale l'arte e la realizzazione di questi acquerelli, che sono l'unico motivo per sentirsi utile in una guerra inutile. Qui Maceo consacra la sua vocazione alla pittura e si scopre reporter, oltre che artista. La mostra rimarrà aperta dal 20 dicembre 2014 al 31 maggio 2015 presso Palazzo Romagnoli a Forlì. Un personaggio importante che meritava davvero un'occasione come quella di un'esposizione dentro un luogo, Palazzo Romagnoli, che vogliamo mettere al centro delle politiche culturali forlivesi, un'estensione del progetto più ampio del San Domenico. Con Maceo abbiamo l'occasione di ricordare gli anni della trincea, gli anni della guerra, gli anni in cui giovanissimo, un ragazzo nel 99, venne chiamato alle armi e lui portò quelli che erano i suoi strumenti, le sue armi, che erano le tempere, erano i pennarelli, erano le matite, e seppe descrivere con grande emozione, grande efficacia quello che si viveva in quel luogo in realtà di conflitto, di terrore e a volte di disperazione. E poterlo fare all'interno di questo contesto e con l'inaugurazione di fatto degli eventi, delle iniziative che ricordano i 100 anni della Grande Guerra, è una grande occasione per ricordare quella particolare fase storica e artistica di un grande, illustrissimo forlivese come è stato Maceo Casadei. Un grande romagnolo, un grande forlivese che ha portato testimonianze importanti. Un commento su questo personaggio. Ma oggi commentiamo soprattutto il Maceo che si occupa di Prima Guerra Mondiale, giovanissimo, che si trova al fronte in una compagnia di mitraglieri e che è partecipe di questa avventura quasi come un grande reporter che riesce a tenere insieme la capacità descrittiva della tradizione fattoriana e nello stesso tempo la modernità dello sguardo e per cogliere i dettagli di una vita di trincea che è estremamente rarefatta, isolata, individualizzata, e che viene restituita in questa dimensione, direi proprio anche di comunità, in qualche modo di guerra. Questo fa parte di un pezzo della vita della nostra Romagna, noi dobbiamo essere in qualche modo consapevoli che si tratta di una vicenda che interessa molti artisti nel corso del periodo dal 15 al 18, che poi continuerà dopo la Prima Guerra Mondiale a generare delle riflessioni, e credo che questo sia il primo tentativo di aprire con l'arte in trincea una riflessione appunto sulla cultura e sull'arte nel secondo decennio del XX secolo, quello della Grande Guerra, preludio ai problemi e ai temi del primo dopoguerra. E quanto è importante in Palazzo Romagnoli? Beh, importante, come dimostra l'afflusso di pubblico oggi, che ci sia questo avvicinamento al tema del moderno, che non era affatto scontato nella nostra città. Nel corso di questi anni sono state realizzate tante iniziative, ma stabilizzare le nostre collezioni all'interno di un contesto così prestigioso ha permesso alla popolazione e alle scuole di rendersi conto e di riappropriarsi pienamente di questo pezzo di cultura importantissima che mancava in qualche modo, non perché non esistesse, ma perché era collocata in luoghi che normalmente le persone non frequentavano. Credo che questo aspetto di comunicazione, di coinvolgimento, abbia generato poi un afflusso di pubblico che è andato ben al di là delle aspettative, con circa 13.000 visitatori per l'anno solare 2014. La vita dei militari è descritta in modo straordinariamente meticoloso, ma anche con molto sentimento. Ci sono poi paesaggi della zona in cui lui si trovava a fare servizio militare, paesaggi che ritorneranno poi, ecco, diciamo così, come cifra stilistica, intendo,
nelle fasi successive della lunga vita artistica di Maceo Casadei. Ma sono, ripeto e insisto, sono opere da vedere in quella particolare fase della formazione dell'artista che aveva iniziato appena dodicenne a imparare l'arte nella bottega di Giovanni Marchini, artista forlivese di chiara fama, erede della tradizione dei macchiaioli, e che, trasferitosi ancora giovane coi genitori a Lione, impatta la grande lezione degli impressionisti. Queste due lezioni, diciamo così, quella dei macchiaioli e quella degli impressionisti, nella sua opera cominciano a sovrapporsi e a integrarsi in modo veramente originale.